il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità, io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quando diceva avvenne, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà.
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Parola del Signore. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, per sentire ancora meglio e comprendere meglio questo Vangelo nella nostra vita, è magari giusto citare tre cose che venivano prima. Prima cosa, quanto gli ebrei amavano, rispettavano il loro tempio. Oggi, se guardiamo magari la televisione, vediamo le immagini da Gerusalemme. Anche oggi vediamo quanto rispettano quel muro che diciamo che è un muro di pianto. Invece era solo un muro del piazzale dove c'era il tempio quando passavano nel deserto. Loro dimoravano sotto le tende, ma avevano una tenda speciale nel quale c'erano 10 comandamenti. Quando sono entrati nella Terra Santa, pian pianino da diversi santuari hanno deciso che venne eretto un tempio a Gerusalemme. Primo tempio, quello di Salomone, nel quale hanno messo queste piastre di 10 comandamenti. E per loro è diventato un luogo sacro, un luogo della dimora divina, che aveva un luogo particolare nella loro vita. Ma magari l'uomo si abitua facilmente anche alle cose sacre, al tempio, che poi viene distrutto, l'hanno eretto di nuovo, l'hanno purificato. Questo tempio di quale abbiamo sentito oggi nel Vangelo secondo Marco è un bel tempio grande di pietra, è eretto da Erode, e dicono che era come un monte bellissimo, fatto tutto di marmo, si vedeva da lontano. Ma già i profeti, in questo breve Vangelo abbiamo pensiero di due grandi profeti, profeta Isaia e Geremia. Gesù li cita in breve. E profeta Isaia già nell'ottavo secolo diceva che gli uomini ormai si sono abituati al Tempio, che per loro non è un luogo particolarmente sacro, perciò ammoniva che il Tempio deve rimanere la casa del Signore. Il Tempio deve essere un luogo particolare dove l'uomo esprime le sue preghiere, ma non solo le preghiere solo di parole, ma le preghiere della vita, le preghiere che influenzano la sua vita, il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Sono venuti in situazione di pensare che è sufficiente avere il Tempio, che questo è sufficiente per loro, per la loro vita e per la loro salvezza. Fratelli e sorelle, questo profeta invitava fortemente, se andate nel Tempio, se il Tempio è un luogo particolare, allora la vostra vita deve essere particolare, la vita delle opere buone, evitando il male, venerando il giorno del Signore. D'altra parte c'erano altri due gruppi di cui lui parla, un gruppo come lui diceva che era come fico di quale si parla nel Vangelo, che coloro che dicevano che la loro vita si è seccata, che non valgono più nulla, che non possono portare frutto. Cioè loro praticamente si umiliavano da soli perché hanno perso la dignità nei loro occhi, che non hanno nessun valore. Perciò il profeta li incoraggia dicendo che possono portare grandi frutti, possono diventare grandi se vivono secondo le parole del Signore. Anche se pensano così di loro, che sono quasi morti, che praticamente sono seccati nella vita, che loro possono diventare più grandi di coloro che si considerano figli e le figlie del Signore. Ma solo si considerano,
anche se nella vita questo non è così. C'è un altro gruppo che spronava tutti che tempio è tempo di preghiera per tutti, ma anche per gli stranieri, e che il tempio non può essere chiuso per gli altri. Qui abbiamo sentito citare Gesù dal 50° capitolo profeta Isaia. Questa è l'altra citazione di Gesù, che tempio non deve essere covo di ladri. E poi anche dell'altro profeta Geremia, VI secolo prima di Cristo, dove lui ammonisce che non è sufficiente avere il tempio e dire il tempio del Signore, tempio del Signore. Venire nel tempio, dire qualche preghiera che non tocca, non escono dalla loro vita, dal loro cuore, e continuare la vita come era prima di entrare in quel tempio, prima di pronunciare quelle parole che non erano legate alla vita. Perciò considerava che questa vita, questa preghiera, questo rapporto, questa relazione verso tempio, da tempio crea un covo di ladri. Questi pensieri di questi due grandi profeti nel Vangelo di oggi ci porta Gesù quando è entrato nel Tempio. Magari qui nel Vangelo non c'è nessuna fermezza, la rabbia di Gesù, come abbiamo sentito nel brano di stasera, che coloro che hanno cambiato le monete che capovolgeva ai loro tavoli. Fratelli e sorelle, noi vediamo anche dietro questo brano, quando si parla del fico che non porta frutto, pensando di questi due grandi profeti e queste parole di Gesù. Logico, noi pensiamo anche noi stessi, la nostra vita. E ricordiamoci che Paolo ci ha detto che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, guardando l'immagine di questo tempio nel quale accade questo Vangelo, stasera noi pensiamo, ma sono davvero tempio, luogo della dimora divina, dello Spirito di Dio? Queste mie preghiere, magari sono le preghiere che escono dal cuore, supplica che esce dalla mia anima, o sono solo le parole che vengono fatte? Hanno davvero una profonda intenzione del mio desiderio nella vita di camminare per una nuova vita come figli e figlie del Signore. Non è sufficiente, come dice il profeta, chiamare, ma anche l'uomo albero secco, se accetta lo Spirito del Signore, accetta questa potenza del Signore, se accetta la volontà del Signore, può portare grande frutto. Per questo Vangelo di oggi ci invita a una meditazione profonda, alla preghiera. Se io sono questo fico secco, o permetto che nel mio tempio entra la potenza dell'Eucaristia, della preghiera, il sacramento della confessione, di tutto quello che Gesù ci ha lasciato. Poi dà anche la spiegazione Gesù ai suoi apostoli, anche a noi stasera. Che la nostra fede sia la fede del Signore in noi. Preghiamo che il Signore rafforzi la nostra fede stasera a Medjugorje. Poi conclude questo Vangelo Gesù invitandoci al perdono, fratelli e sorelle. A noi come gli uomini può magari difficile perdonare se confido nel me, nei miei sentimenti, nelle mie forze. Allora magari ci sono tanti motivi per giustificarmi quando non ho forza di perdonare. Magari ho tanto motivo per dire che sono stato io a quello che ho offeso, che non vogliamo perdonare, e nello stesso momento noi esprimere le preghiere al Signore. Fratelli, essere questa preghiera di conclusione, le parole di Gesù nel Vangelo di stasera, magari sono pesanti, magari a noi uomini sono troppo pesanti, ma stasera siamo venuti qui ad ascoltare la parola del Signore, ascoltare le parole di Gesù, ascoltare il suo cuore.
consiglio, in qualche modo anche la sua preghiera. Perciò preghiamo che il Signore ci dia questa forza del suo Spirito per perdonare. E per questo noi diventiamo il Tempio dello Spirito del Signore. E sicuramente le nostre preghiere ottengono un altro senso, altra forza, altra potenza, perché noi non vogliamo rimanere solo quelli che pronunciano le parole senza che quelle parole toccano noi, la nostra vita e il nostro modo di pensare. Meditando su questo Vangelo e pregando, preghiamo che noi siamo il fico che porta frutto, preghiamo di essere un tempio di Dio, con perdono di Dio che porta tanto frutto. Poco fa abbiamo celebrato alla memoria di Filippo Neri. Dicono che una volta ha concluso la Santa Messa con queste parole e io concludo questa omelia con queste parole. Lui ha detto: cari fratelli e sorelle, è finito il tempo di preghiera, ma inizia il tempo delle opere buone. Anche noi, ispirati da questo Vangelo con la potenza divina, il Signore ci aiuti a poter fare opere buone, che questa sia la nostra testimonianza, testimonianza del nostro incontro con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.